tanto spari, ma abbiamo pensato per poco che era una fiesta, ma purtroppo non era così. Gli spari, le urla e poi i messaggi radio con l'ordine tassativo di rimanere barricati nelle proprie abitazioni. 12 ore di terrore e follia hanno inghiottito San Candido. In questo piccolo comune di 3.000 anime in provincia di Bolzano, un 48enne, Ewald Kubacker, ha prima ucciso Herman, il padre 90enne, ex guardia forestale, gravemente malato, e Valtraud Jud, la sua vicina di casa, che di anni ne aveva 50, segretaria in una ditta di teleriscaldamento. E poi, con quella stessa arma, si è suicidato, puntandosela dritto alla gola. Teatro di quella che è stata definita una vera e propria strage, questa palazzina residenziale a quattro piani, alla periferia di San Candido. Ma riavvolgiamo il nastro di una notte da incubo. L'allarme è scattato intorno alle 23, quando alcuni vicini di casa delle vittime hanno avvertito un forte odore di gas e hanno udito delle urla provenire dall'appartamento al quarto piano. Sono arrivati colpi anche ai palazzi di fronte, sono arrivati colpi lontani, sono arrivati colpi nella zona pedonale. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, sono stati investiti da una pioggia di bossoli partiti dall'arma impugnata dallo stesso Ewald. La pioggia di proiettili non ha investito solo i mezzi di soccorso, ma anche un'autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze. Ed è probabilmente proprio durante la sua furia omicida che l'aggressore ha ucciso la vicina di casa, accorsa sul pianerottolo per cercare di capire cosa stesse accadendo. I soccorritori l'hanno trovata poi riversa lungo le scale. Ma chi indaga è il sospetto che pochi istanti prima Ewald avesse già fatto fuoco contro l'anziano genitore, senza lasciargli scampo. A seguire un lungo silenzio, protrattosi fino alle 10.30, quando a San Candido sono arrivate le teste di cuoio. Qual è la scena che ti è rimasta più impressa? Quella proprio dell'incursione, cioè la flash bomb all'inizio, quindi per l'intervento e poi tutta una serie di spari. Una volta fatta irruzione nell'appartamento, Ewald ha sparato ancora, ma vistosi braccato, si è rifugiato in un'altra stanza e lì ha fatto partire un colpo secco diretto alla gola. Quello usciva soltanto andare a fare la spesa, era sempre a casa, diciamo. Dopo che è mancata la madre, che era una persona bravissima, si sono un po' rinchiusi, anzi forse quello è il male. Che se frequentava più persone era un po' più dentro nella comunità, perché mi sembrava un po' isolati. È difficile su queste cose parlarne perché non si sa, la mente delle persone è così. Non lo si può immaginare la disperazione di una figlia che esce per una festa e torna dovendo vivere una tragedia di questo calibro. Tania è un'amica di Valtraud Jud, la cinquantenne uccisa dal suo vicino di casa, Ewald Kubacker. È ancora incredula per la tragedia che ha investito i tre figli e il marito della donna. Era sposata e aveva tre figli. Sì, il marito è il direttore della banda musicale e i tre figli, so che due non erano a San Candido, mentre la figlia era qui e rientrava da una festa, quindi... Era in casa con la mamma? No, era una festa, ma quando è rientrata chiaramente non l'hanno fatta rientrare perché era purtroppo successo il fattaccio. Quando sono entrati diciamo gli agenti delle forze speciali è cominciato a chiaramente l'identità è poi stata confermata perché sembrava che fosse l'unica a non reagire all'appello dei condomini, quindi il sospetto c'era che fosse lei, però è chiaro che non... Era una persona solare, molto buona, molto anche integrata chiaramente in quella che era la vita qui di San Candido, nel volontariato, era nella banda, insomma era una persona molto... Non ci sono parole perché è veramente ottima famiglia. Lei aveva mai manifestato preoccupazione per questo vicino di casa, un po' particolare magari? No, assolutamente no, io lo conosco da una vita, lui, la famiglia, cioè non... Assolutamente no, una persona, una famiglia molto riservata, molto sulle sue, assolutamente sì. Però quando li incontravi, facevi due chiacchiere o così, li salutavi, non erano persone in quel senso schive o che dici, oh mamma mia, assolutamente no. I miei genitori, quando hanno sentito le forze dell'ordine pronunciare il suo nome e di arrendersi, sono rimasti un attimo... Cioè, e anch'io quando
valeva, assolutamente no, cioè non lo vai a pensare, perché non era né un balordo come tanti pensano, né uno che uscisse o facesse, era una persona tranquilla, era lì col padre, accudiva il padre, novantenne, non dava assolutamente nessun segno di squilibrio, qualcosa che dice che ti aspetti magari un qualcosa, prima assolutamente no. Un paese in ostaggio per oltre 10 ore, un duplice omicidio. San Candido, una tranquilla comunità in Valpusteria, Alto Adige, nel fine settimana ha vissuto ore drammatiche. Erano le 23 di sabato quando un uomo di 48 anni, Ewald Kuchbacher, ex guardia giurata, ha iniziato a minacciare l'intero paese sparando contro chiunque gli capitasse a tiro dalla sua abitazione al quarto piano di questa villetta. L'uomo ha preso di mira prima il padre di 90 anni e invalido che viveva con lui, uccidendolo, e poi la vicina del piano di sotto, Valtra Jude, di 50 anni. La donna è deceduta sulle scale tra il secondo e il terzo piano, forse stava cercando di fuggire. Grida, frastuono, odore di gas che inducono i residenti ad allertare i vigili del fuoco, ma proprio quando arrivano Ewald Kuchbacher inizia a sparare sui pompieri e un crescendo di tensione che arriva ad un vero e proprio conflitto a fuoco quando intervengono i carabinieri. L'uomo, barricato nel suo appartamento, spara contro chiunque tenti di avvicinarsi, ferisce di striscio un militare e colpisce le macchine parcheggiate. La zona viene isolata, per sicurezza la popolazione invitata a non uscire, sospese le fermate di treni e bus. A San Candido sembra di girare scene da film, ma è la drammatica realtà, fino alle 10.30 di domenica mattina, quando le forze speciali del GIS di Livorno fanno saltare con una carica il portone e fanno irruzione nell'appartamento. Kuchbacher continua a sparare contro i carabinieri, poi rivolge l'arma contro se stesso. È deceduto ieri all'ospedale di Bolzano, poco prima delle 19. Ewald Kuchbacher, che deteneva legalmente diverse pistole, sembra abbia utilizzato più armi, compreso un fucile appartenuto al padre che ha ucciso. Ex guardia giurata, era celibe, un uomo schivo, discreto, che sembra non frequentasse nessuno. Rimasto da anni senza il suo lavoro di guardia giurata, aveva fatto anche il panettiere, poi si era dedicato solo al padre invalido. Tranquillo, dicono, fino alla notte di spari che ha tenuto in ostaggio un intero paese.